effetti di sostanze abusive alcolici e per gli eccessi di velocità così pericolosi per i nostri ragazzi. Signor Presidente, signore e signori consiglieri, sono ormai anni, essenzialmente dalla legge finanziaria del 2007, che ogni manovra di bilancio si preoccupa di intervenire sulla complessa realtà delle oltre 6.000 società partecipate agli enti locali. Sembra di potersi individuare in tanti provvedimenti che si sono da tale data succeduti la volontà di ridurre gli aspetti degenerativi del fenomeno dell'esternalizzazione, peraltro da tempo indotti dallo stesso legislatore, con norme tanto coercitive quanto di facciata, che non distinguono tra le serie realtà industriali e aziendali istituite per discutibili finalità. Ogni anno le norme relative a tale società, che si susseguono e sovrappongono creando un quadro complessivo di difficilissima comprensione, si caratterizzano per imporre ostacoli e vincoli non solo alla società inutili e produttrici di disavanzi, ma anche a quelle che forniscono primari efficienti servizi ai cittadini. La scelta operata dal legislatore con l'articolo 23 bis della manovra estiva del 2008 prevedeva una forte liberalizzazione dei servizi pubblici, andando ben oltre la disciplina comunitaria con l'intento dichiarato fino al mercato di operatori privati. Per non poter essere l'inventario dell'applicazione dell'articolo 23 bis avrebbe giustificato una nuova regolamentazione rispettosa della volontà referendaria. L'esito referendario è stato però fin da subito interpretato dal governo in senso assai restrittivo, limitatamente al solo settore idrico, ovvero lo stesso fa leva su una campagna referendaria speculativamente giocata sul primo lo slogan acqua pubblica, malgrado il quesito investisse l'intera riforma dei servizi pubblici locali. Per tale via l'articolo 4 del DL 138 ha riproposto contenuti molto simili a quella programmata due mesi prima. Per la gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica, le società che gestiscono attività strumentali sembrerebbero non fuori da questa normativa, la disciplina del decreto 138 continua dunque a contemplare due modalità di gestione, due ordinari, affidamento del servizio tramite procedura di evidenza pubblica, ovvero gara a doppio oggetto, ed una residuale, affidamento in house, per giustificare una delibera quadro e una preventiva analisi del mercato. La delibera in questione da adottare una sola volta entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto dovrà illustrare l'istruttoria compiuta di evidenziare per i settori sottratti alla liberalizzazione le ragioni della decisione e i benefici per la comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime in esclusiva dei servizi.